Buona giornata, torna cancellato e torna il sorriso a 36 denti per i giocatori della SPAL. SPAL che supera con gran merito per 3-1 il Saronno con doppietta del suo bomber e gol di Airoldi. SPAL che raggiunge al secondo posto della classifica il Livorno, sconfitto nel confronto diretto al vertice all'Ardenza dall'Alzano che ha preso il volo. Ora infatti la formazione di Claudio Foscarini ha 8 punti di vantaggio proprio sul tandem SPAL e Livorno. In questo weekend ha tenuto banco anche la netta sconfitta partita nel derby di Cento dall'Ina Sim, battuta sul terreno della Baltur, e ora ovviamente si dovrà fare un sereno esame di coscienza in casa della società del presidente Loriola. Questi saranno alcuni dei principali temi che tratteremo nell'odierna puntata di Lunedì Sport con gli ospiti di questo 10° appuntamento con il nostro rotocalco lunedì, che ci vengono presentati non da Melissa, perché per un paio di settimane non sarà con noi, bensì da quello che è il suo sostituto, la sua sostituta, la nostra Melania. Buongiorno, un saluto a tutti gli amici sportivi. Presentiamo gli ospiti di oggi: il difensore della SPAL Riccardo Fimognari. Buongiorno. Fabio Mastrocinque, allenatore degli esordienti sempre della SPAL. Buongiorno. Luca Antonucci del Carlino. Buongiorno. Buongiorno. Qui abbiamo Filippo Previati in rappresentanza dei Duchi, Cilelli Zanirato Football Americano. Buongiorno. E Michele Bacilieri del Club Amici Pugilato. Poi buongiorno. C'è il nostro Andrea Poltronieri, sì, che ci raggiungerà dopo. Sotto quali spoglie ci terrà oggi compagnia con la sua tradizionale vignetta. Veniamo a parlare ora di football americano con Filippo Previati. Questi Duchi Cirelli Zanirato che nel corso dell'attuale stagione hanno lasciato un po' a desiderare. Campione d'Italia, titolo da difendere da un paio di stagioni, ma quest'anno l'impresa sembra, non dico proibitiva, ma quasi. Ma quest'anno fondamentalmente noi di football americano abbiamo riscontrato alcuni problemi. Che direi che possono derivare dal nuovo regolamento che la federazione ha impostato, cioè tanto l'ampliamento, infatti quest'anno possono giocare tutti i giocatori under 21, mentre l'anno scorso, l'anno precedente erano under 19, e in più si possono schierare 4 giocatori di linea che sono di classe 75-76, e questo a noi ha giovato, ma ad altre squadre probabilmente ha giovato ancora di più. Infatti possiamo pensare che proprio per la trasferta che ci aspetterà domenica prossima a Roma, loro hanno veramente dei giocatori che hanno una mole fisica quasi impressionante rispetto alla nostra, e quasi impressionante rispetto soprattutto alla partita contro i Lions di Bergamo, che noi potremmo dire che ci hanno prevalso sul lato fisico, però dovremo riuscire anche a migliorare sotto questo aspetto. Dalle immagini possiamo vedere le nostre partite contro i Giants di Bolzano, questa è quella in casa, infatti si vede il nostro caratteristico prato erboso, mentre a Bolzano c'è il grande prato, quello in sintetico, e contro i Giants abbiamo riscontrato anche quest'anno delle difficoltà, praticamente potremmo dire che sono i nostri arcinemici, ogni anno c'è un incontro praticamente diremo epico. Soprattutto ci dispiace molto per la sconfitta che abbiamo subito a Bolzano, perché sono praticamente 3 anni che riusciamo praticamente sempre a vincere, e a loro questa vittoria gli avrà dato molto, molta soddisfazione, perché il loro campionato consisteva nel battere noi, potremmo dire. Senza dire con troppe pretese, perché per loro eravamo noi la squadra da battere, ogni anno sempre una sconfitta, certo è una squadra da molto fastidio. Certo, se la sono meritati, noi non possiamo dire niente perché loro ci hanno creduto più di noi. Noi abbiamo perso 19-21 e forse lo meritavamo, perché non avevamo la giusta convinzione per vincere. La dobbiamo trovare per la partita di domenica, perché la semifinale è una partita importantissima, ci porterebbe a una finale. All'ennesima finale. Sì, potremmo dire all'ennesima finale, ma ogni anno è sempre una storia diversa. Cioè, se abbiamo vinto questi 2 anni lo dobbiamo tutto al nostro allenatore, a quello che ha fatto la società per noi, però anche quest'anno dovremo riuscire a trovare gli stessi stimoli, tutte le stesse cose che abbiamo ricevuto l'anno scorso e dobbiamo mettere in pratica quest'anno. Sarà una partita difficilissima, ma spero veramente che io e i miei compagni riusciremo anche in questa volta in questa impresa. Ecco, a livello giovanile è un football americano ridotto come dimensioni, come numero di giocatori, però una palestra importante poi per le prime squadre. Noi vantiamo di essere una delle migliori scuole football in Italia. E i nostri, cioè noi, io compreso, facciamo anche parte della prima squadra delle Aquile, ma praticamente questo succede in tutta Italia.
gran parte della formazione delle squadre di Serie A e di tutte le serie che ci sono in Italia, c'è anche l'Italian Football League, almeno credo, l'anno scorso c'era, sono fornite da questi giocatori che appunto fanno parte della giovanile. E io quest'anno credo di giocare anch'io in prima squadra, o almeno di partecipare. Ecco. Per quanto riguarda i Ducchi, Filippo Previati, big match a Roma domenica. Semifinale vale per un posto in finale. Ce la potete fare? Facciamo un po' di percentuali. Ma io direi 50-50, perché c'è sempre una possibilità per tutti di vincere in una partita.